Appassionati di calcio a 5, ben trovati. Riparte Mondo Futsal, questa nuova puntata con tante sorprese in serbo per voi, tanti servizi, tanti approfondimenti. E poi c'è lei al mio fianco, Tiziana Pitton, ben trovata. Buonasera Domenico, buonasera ai nostri amici telespettatori. Iniziamo un nuovo lunedì parlando di futsal. Settimana particolare, è andata così e così, Così e così, diciamo. è vero. Andiamo a presentare i nostri pilastri portanti della Certo, trasmissione. iniziamo con lui, tuttologo L maiuscola lui. Buonasera, Daniele Porcelli. e bentrovati. E dopo di lui, ovviamente, immancabile la sua presenza qui con noi, Roberto Martin. Il non plus ultra Roberto Martin Buonasera a che tutti. è in vena di fermo così, immagine, sì. diciamo. Allora, partiamo subito con i risultati. Partendo dalla Serie A2, questo risultato un po' così per Vediamo, rapidolati. Vai. vediamo. Città di Palestrina, Aci Reale 3 a 5, Augusta, Brillante 5 a 3, Modugno, Fuente Foggia 5 a 1, Napoli Futsal Santa Maria, LC Poker Martina 0 a 3, Cuschieti, Rapido Latina, ahimè 5 a 5, Futsal Potenza, Loreto Prutino 3 a 5. E allora, 5 a 5. Daniele, com'è andata questa partita? Un pareggio un po' strano, forse ha pesato un po' troppo la condizione non efficiente proprio di alcuni giocatori. Un match che tra l'altro si era messo subito bene e due gol avevano portato il Latina in vantaggio. Poi c'è stata subito la reazione veemente della squadra di casa, che era riuscita tra l'altro anche a ribaltare la situazione, però fortunatamente poi il Latina ha di nuovo capovolto, riportando l'equilibrio dalla sua parte, a far pendere l'ago dalla bilancia dalla sua parte, e chiudere poi tra l'altro anche la prima frazione di gioco in vantaggio. Minimo scarto, c'era sicuramente da attendersi anche la ripresa della formazione allenata appunto da Di Marco, quella del Cuschieti, però un Latina, un pareggio, molta amarezza, però è meglio subito dimenticare, ecco, diciamo, dimentichiamo questo match, non da buttare, prendersi un punto e ricominciare a lavorare per il prossimo appuntamento. Occasione fallita, Roberto, un altro passaggio a vuoto, non ce ne possiamo permettere troppi, visto anche come è andata il girone d'andata. Sì, direi che è stato un mezzo passo falso, anche perché poi proprio sul finire hanno rischiato addirittura di rimanere sconfitti. Parlavo con qualche giocatore nella giornata di ieri. Sì, l'analisi esatta l'ha fatta Daniele, bisogna dimenticare subito, anche perché sabato c'è la super sfida con Napoli e quindi è quella che adesso dovrà fare. Ottenere al Latina l'ulteriore salto di qualità per garantirsi poi l'accesso ai playoff. Assolutamente sì, tu ci sarai al Palabianchini? Ovviamente sì, io volevo chiedere una cosa, Vai. volevo sapere se i problemi, tra virgolette, di questo Latina sono dovuti alle assenze o a un problema di testa, poi fondamentalmente, ad entrambi. A entrambi. Io credo che Latina in alcune circostanze sia un po' troppo abituato all'avversario che aveva di fronte, perché Latina poi tra l'altro ci ha abituato a delle prestazioni al di sopra delle righe, e poi magari forse adagiarsi con l'avversario, in questo caso come il Chieti, 8 punti in classifica, quindi in un certo senso non dico che l'abbia sottovalutato l'avversario, però quantomeno ha lasciato un po' farsi prendere da chi aveva di fronte, mentre con prestazioni, con avversari di un certo rilievo, quindi di una certa caratura, poi il Latina si esprime. Speriamo di dovermi sbagliare, però il campionato del Latina in questo senso è stata la prima parte della stagione. Roberto? Ma io credo che ci siano, come sempre, su tutti i risultati, una serie di componenti che vanno a determinare queste prestazioni altalenanti. Sicuramente assenze importanti, che qualche infortunio si sono ripetute nel corso della stagione, ma non dimentichiamo poi che il Latina, al di là diciamo degli stranieri, è una squadra molto giovane e quindi molte volte
i giovani, prima di trovare una quadratura e anche una continuità di rendimento, hanno bisogno del tempo necessario, però credo che alla gran lunga il presidente e tutto lo staff della Lina si possano ritenere soddisfatti, perché stanno disputando un'ottima stagione di Serie A2. È forse una Latina attesa un po' da quella che può essere la svolta dell'intera stagione, questa sfida con Napoli che può trasmettere tante certezze, tanto entusiasmo anche, un risultato positivo rilancerebbe notevolmente Corbucci e compagni, quindi staremo a vedere come andrà questo big match in programma sabato. Ora voltiamo pagina, iniziamo a parlare di C1 con il contributo della nostra redazione del Sud Pontino, l'approfondimento a cura di Felice Pantanella, che oltre a parlare di C1 ci accenna anche la C2, che poi approfondiremo qui in studio. La parola alla regia. Bentrovati al nuovo appuntamento con il Sud Pontino per Mondo Futsal TV. Buonasera da Felice Pantanella. Carmine questa sera non c'è per problemi suoi personali. Quindi parliamo della C1 e C2 prima di tutto, in attesa dell'ospite che avremo fra poco. La C1 ha visto la sconfitta ad opera del CRF da parte della Virtus Fondi, 4-2 sotto la finale, anche se il primo tempo era terminato per 2-2, sicuramente insomma un passo indietro, ma la zona retrocessione è lontana ancora 4 punti, quindi attenzione alle prossime giornate. Cercare di mantenere la giusta concentrazione per cercare di proseguire in questa fase positiva. I marcatori per la Virtus Fondi nel primo tempo, addirittura va in vantaggio per 2 volte con Triolo e Simone Andrei, e poi si fa raggiungere dalla squadra del Civitavecchia, e nel secondo tempo si fa addirittura superare, quindi veramente il secondo tempo è stato da dimenticare. Il prossimo turno ci sarà il prossimo 23 di febbraio, si giocherà fuori casa contro Lazio Calcetti, quindi partita sicuramente non facilissima. In C2 abbiamo le realtà che ci interessano, appunto Atletico Gaeta che vince 5-4 contro il Lambernai in modo sicuramente meritato, anche se la partita è stata molto altalenante, sicuramente bella da vedere, la marcatura più bella nel complesso è stata quella di chiusura del match che ha dato la vittoria appunto al Teto Gaeta di Filippo Lacroix, il giovane ragazzo che sicuramente si sta mettendo in evidenza. Il Gaeta adesso avrà da giocare altre 2 partite nelle prossime giornate, nei prossimi giorni i recuperi appunto con il Pomezia e la ginnastica. Questo succederà nelle prossime giornate dopo la pausa che ci sarà in questi giorni. Ginnastica Fondi 10-2 fuori casa, quindi sicuramente una prova importante per questa formazione del tecnico Valuzzi, quindi qualcosa che testa una squadra che sta funzionando bene. Terracini invece perde in casa di misure contro Pomezia, forse ancora una prova sfortunata, una sconfitta immeritata. Infine apriamo la Scauri che pareggia contro il Lazio Lavino, big match per la giornata, e quindi sicuramente sono una prova deliziosa da parte della formazione del tecnico Trete. Vedremo insomma se il prosegue regalerà tante cose. Domani sera intanto c'è il recupero con il Mirafiori, vedremo se cambierà qualcosa. Ricordo il prossimo turno del prossimo 23 febbraio, ricordo che il campionato adesso si ferma, e avremo Pomezia Larantum che giocherà in casa con l'Atletico Gaeta, dove ha giocato il recupero in questi giorni, Ginnastica Fondi contro Mirafiori e appunto Vigor Latina contro Terracina, e ancora Scauri in casa contro Telaio. È tutto. E dunque questo è il contributo di Felice Pantanella, che ritroveremo tra poco anche con altro materiale realizzato relativo alla partita Atletico Gaeta number 9. Torniamo sul capitolo C2. Daniele, i risultati che abbiamo appena visto e commentato con Felice, quali altri aspetti da evidenziare di questa giornata? Noi, io parlo al plurale perché proprio io e Roberto sabato abbiamo avuto la fortuna di assistere a 2 match veramente spettacolari, che non hanno tradito sicuramente le aspettative. Quella della capolista contro la Mirafiori, contro la Vigor Latina Cisterna, e poi in prima di cena, ecco, diciamo così, un posticipo un po' anomalo, però sotto ci mancava soltanto la pioggia, ma abbiamo preso da veramente tanto freddo.
Scusate, gioco di parole, in anticipo Atletico Anzio Lavinio contro l'Atletico Virtus Scauri, un 5-5 davvero rocambolesco dopo aver assistito al match quello del Pala Pestalozzi. Le aspettative non sono state tradite perché si sapeva che questi sarebbero stati due match veramente importanti, da dove sarebbero scaturiti poi risultati, esiti molto determinanti per il proseguo della stagione. Mirafin, che tra l'altro aveva due lunghezze di vantaggio nei confronti dell'Atletico Anzio Lavinio, si è portata a 4, anche se ha sofferto qualcosina contro una Vigor che si è ben comportata soltanto nei minuti finali diciamo, ha lasciato, più che lasciato, è stata costretta proprio a lasciare il passo alla capolista. E a tal proposito, Mirafin Vigor Latina Cisterna, il buon Daniele Porcelli ha realizzato delle interviste ad Adriano Lorenzoni, il pivot della Mirafin, e a Alessandro D'Angelo. Possiamo seguire questo contributo. Alessandro Pampa, dopo gara tra Mirafin e Vigor Latina Cisterna, una squadra comunque avversaria che ha fatto il suo dovere, ha dato per lunghi tratti filo da torcere a questa capolista. Alessandro. Alessandro, comunque una squadra, la tua squadra che comunque si sta comportando bene in questo campionato nonostante tante difficoltà, infortuni, soprattutto non parliamo di squalifiche, ma gli infortuni comunque hanno pesato tanto in questa stagione, almeno in questa prima parte di campionato. Sì, tra infortuni e problemi personali stiamo recuperando adesso quasi tutta la squadra e cercheremo di fare quest'ultimo pezzo di campionato con Adriano Lorenzoni ancora a segno in questa sfida e con la sua Mirafin non si ferma questa capolista quest'oggi, anche se qualche difficoltà nel primo tempo l'avete incontrata e forse nel secondo tempo la squadra avversaria vi ha dato comunque filo da torcere. Io prima di tutto devo dire complimenti a tutta la squadra, diciamo l'organico Mirafin. Oggi eravamo con un organico ridotto. Purtroppo questa settimana mancare bene, no? Un pezzo importante per noi. Abbiamo allenato un po' così, eravamo un po' inciaccati, però non va il dismerito dalle squadre avversarie, quindi alla fine loro hanno combattuto, una bella squadra, organizzati bene. Mi sa che è la prima squadra che è venuta a giocare con noi alla pari, diciamo, le altre aspettano, loro hanno giocato alla pari. Ecco, Lorenzoni, marcato stretto, avevi sempre uno, alcune volte anche due angeli custodie, alla fine sei riuscito comunque a segnare sul tiro libero, ma te devi attendere una grande sfida, quella di Scauri contro un'altra squadra, forse la più temuta di questo campionato. Sì, noi, ripeto, no? La Mira che ha fatto questo progetto e prima di tutto, secondo me, noi ce l'abbiamo, tutti i giocatori ce l'abbiamo questa umiltà, no? Che stavamo a 11 punti, mi pare, siamo andati a riprendere piano piano martedì è una grossa, diciamo, sfida che abbiamo, però non ce l'abbiamo paura perché abbiamo un allenatore che ci allena la settimana confrontato con tutte le squadre e l'allenatore che abbiamo è veramente forte, riesce a leggere bene le partite. Poi con rispetto di questa cosa 2, 3 è normale, è così, quando giochi purtroppo magari libero di 2 e stare con compagni sta lì sono costretto uguale, l'importante è che vince la mia. Roberto, eravate a Torvaianica, visto anche le bandiere, insomma un bel clima e non sul profilo meteorologico parlo. Sì, sono molto seguiti come tifoseria e poi proprio nella partita successiva ad Anzio Lavinio loro ricordavano che quando hanno vinto proprio sul campo dell'Anzio Lavinio erano praticamente tutti loro e l'hanno seguiti 40-50 persone con fumogeni e tutto il resto, quindi è una realtà seguita, una realtà molto spinta, ben guidata e quindi rimane una delle più serie candidate. Benissimo. Da questo match passiamo a quello successivo con
il filmato realizzato, gli highlights realizzati dalla squadra di Mondo Futsal. Vogliamo ricordare ovviamente i nostri recapiti, i nostri indirizzi, mondofutsal.net per tutti quanti i nostri video, invece youtube.com/mondofutsaltv. Benissimo, dicevamo lo staff di Mondo Futsal TV, composto ovviamente da Giorgio Screfis. Io ho problemi Gianluca con i nomi. Infatti ci penso io. Giorgio Screfis, Gianluca Bologni e poi Enrico Pasquali Coruzzi. Allora, vediamo gli highlights confezionati per la gara tra Atletico Anzio Lavinio e Atletico Scauri. Uno scontro diretto da non perdere, una sfida che potrebbe rappresentare la svolta del campionato di una delle due. Atletico Anzio Lavinio e Virtus Scauri, che si affrontano fra loro nella quinta giornata di ritorno della Serie C2 Girone D, sanno quanto pesano i tre punti in questo match, fondamentali più che mai per rimanere attaccata in classifica alla capolista Miracin. Va Antonio Conte sulla doppia battuta del calcio d'angolo direttamente all'indietro con Davide Simeone. Subito tocco sotto misura, arriva il vantaggio. Volevo anche continuare il discorso che avevo iniziato proprio prima, proprio l'atteggiamento con cui sono entrate le due formazioni. C'è il raddoppio di Davide Simeone, forse anche un paio in precedenza. Attenzione però, c'è questo gol realizzato dal parte Moncada, tiro da parte di Simone Moncada che trova la porta, si apre incomprensibilmente la barriera dello Scauri. Il rinvio da parte di del Lazio Lavinio, che può provare con questa azione che viene sfruttata nel migliore dei modi. Gol dunque da parte della squadra di casa. C'è Simeoni sul pallone, chiede l'1-2 con il proprio compagno di squadra che va a realizzare il gol da parte di Bisecco. Splendido fraseggio con Simeoni. Rincorsa da parte di Simone Moncada. Tiro di Simone Moncada che colpisce il palo. È stato fortunato il portiere Petrella, che sembrava battuto. Non è stata concretizzata dallo Scauri e c'è il gol del 4-3 direttamente sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Grave distrazione difensiva da parte della difesa di casa. Operato dal numero 11 vicino, contropiede. Attenzione, contropiede da parte di Guastaferro e poi arriva il gol. Bellissimo questa azione personale dunque che è stata concretizzata. Lazio Lavinio dunque deve cercare di iniziare bene la partita, cosa che sta facendo. Intervento e scivolata. Attenzione, sono davanti al portiere, c'è il gol realizzato subito da parte di Banelli che accorcia le distanze. Pallone che viene conquistato adesso da Simeoni, di prima intenzione il palo colpito da Simeone. Lazio Lavinio con Vicino che mette dentro il pallone, forse c'è un calcio di rigore che viene fischiato, giustissimo. Parte Vicino, tiro di Vicino e gol. Il pareggio dunque da parte del Lazio Lavinio, che si riporta dunque sulla situazione di parità. Bravo Vicino a dare questo pallone dentro, incredibile, pantagruelica occasione che è stata sciupata da Tabanelli a tu per tu con il portiere. Arma il destro di Tabanelli che viene ribattuto e poi una nuova conclusione che trova reattivo, pronto a accettare passivamente appunto il pressing. Attenzione intanto il tiro, il palo colpito da il numero 7 Ascente. E finisce dunque il match, un match davvero molto bello, intenso, spettacolare, che è stato risolto dunque con il pareggio. 5 pari dunque fra le due formazioni, Atletico Anzio Lavinio e Scauri dunque pareggiano, e in classifica sicuramente ad avvantaggiarsi di questo risultato è la Mirafin, che dunque si allunga nei confronti delle due battistrada. Una partita molto bella. E dunque questi gli highlights di questa tiratissima sfida. Sì, ringraziamo tutta la nostra squadra e aggiungiamo anche Daniele Porcelli che era con loro. Avete preso freddo, Daniele, mi sa. Penso proprio che sia stata una delle serate peggiori da quando seguiamo questo sport. Veramente raffiche di vento, che poi tra l'altro noi molto fastidioso, ma noi perché eravamo fermi. Comunque anche i giocatori in campo ne hanno accusato tantissimo, anche perché il gioco poi veniva meno in alcune circostanze, addirittura perdevano proprio la sfera da sotto i piedi, per cui sarebbe stato bello vederla magari in un altro ambiente, o meglio, non dico coperto, ma quantomeno con una giornata un po' più clemente sotto il profilo proprio delle condizioni meteorologiche. Roberto, vi siete rifatti dopo la partita, visto che eravate in una zona invitante per i tuoi terzi tempi? No, niente, il terzo tempo l'ho fatto ieri a Genzano dopo la partita di Serie A, però era veramente freddo, ci siamo presi solo il tè caldo, come dice qualcuno. Bene, completiamo il discorso relativo a Atletico Anzio Lavinio, Atletico Scauri, con le interviste realizzate da Daniele Porcelli. We'll be right back.
Ma una bellissima partita da entrambe le squadre. Pareggio, ahimè, che non va bene a nessuno delle due, però è giustissima così. Abbiamo giocato entrambi un'ottima partita. E il pareggio penso sia il risultato più giusto. È stata un'occasione gettata, però ci rimbocchiamo le maniche e martedì aspettiamo la Milafine, che è sicuramente un'ottima squadra, anche quest'ultima. Il nostro obiettivo rimane tale, quello di vincere e di cercare di vincere il campionato. Diciamo che è stato un primo tempo a loro e il secondo tempo a noi, però è stata una bella partita. Diciamo che al secondo tempo forse meritavamo qualcosa di più. Sì, è una buona squadra, però anche noi non è che ci siamo comportati male quest'oggi, e quindi andiamo avanti per il nostro cammino. E dunque questo è il contributo, abbiamo visto veramente combattere contro Evolo il buon Daniele Porcelli con i suoi ospiti. Volevi aggiungere, Daniele? No, volevo solo aggiungere che questo campionato tra l'altro osserverà due settimane di riposo, quindi non si giocherà per i prossimi due sabati, però ci sarà l'occasione per poter recuperare quelle famose partite tanto attese, perché proprio a cominciare da domani sera c'è un grandissimo incontro al Palaborelli di Scauri tra l'Atletico Virtus Scauri e Mirafin. Quindi è molto importante da seguire questo scontro, perché la capolista ha 39 punti, all'Atletico Virtus Scauri 33. Tra l'altro la Mirafin avrà solo questo incontro da recuperare, mentre la formazione di Treglia del Sud Pontino ne ha due. Teoricamente dovesse fare bottino pieno, la Virtus Scauri andrebbe a dividere la prima piazza proprio con l'attuale capolista. Quindi è ancora tutto aperto, Roberto? Sì, è un duello tra Mirafin e Scauri, con l'inserimento di qualche novità. Stanno rinvenendo da dietro la Gymnastic, che ormai anch'essa ha un paio di gare da recuperare, e quindi si potrebbe proiettare stabilmente in ottica prime piazze. Credo che per quanto visto fino ad ora Mirafin e Scauri siano le più accreditate, ma anche Lanzolavino non molla, quindi alla fine sono queste le quattro formazioni con il reinserimento della Gymnastic che potranno lottarsi le prime piazze, insomma. Perfetto, per completare il discorso C2 andiamo a gustarci questo servizio realizzato da Felice Fantanella per quanto riguarda la sfida Atletico Gaetan Number 9, le interviste a Tullio Vellucci e Roberto Pierro. Allora ecco Tullio Vellucci, questa volta parliamo di una vittoria, sofferta ma è una vittoria. Sì, finalmente, dopo due disfatte in cui non abbiamo proprio giocato, oggi si è visto una squadra che ha giocato, fortunatamente ci ha messo il cuore e ha cercato la vittoria dall'inizio della partita fino alla fine. Bella squadra comunque questo Number 9, no? È una bella squadra, si dimostra anche la classifica che hanno, poi a differenza dell'altra trasferta che hanno fatto a Scauri erano sette persone. Oggi sono di tutti, compreso il portiere Vecchiarelli che poi è stato espulso, però comunque è una squadra di livello, ci mettono l'anima, contrastano con il pallone e giustamente sono duri da affrontare. Roberto Pierro, al termine di questo bel match vinto dall'Atletico Gaeta, puoi essere soddisfatto oggi? Pensi che la squadra ha dato l'anima e ha vinto sicuramente soffrendo, no? Soddisfatto ne sono pienamente soddisfatto, veniamo da una serie di risultati negativi, oggi ci voleva sta vittoria. Anche in virtù dei risultati che abbiamo conseguito nelle partite precedenti, tanti gol subiti e pochi fatti, quindi questa è stata una vittoria di cuore, i ragazzi ce l'hanno messa tutto, ci dovevamo sbloccare, purtroppo ripeto come sempre sto ripetendo giorno per giorno, la squadra è giovane, manca un po' di esperienza, però Ci proviamo, oggi hanno dato l'anima, abbiamo vinto, sono tre punti che cominciamo a risalire un po' la classifica e mo sfruttiamo queste due partite casalinghe che abbiamo di recupero, sperando di poter acquistare qualche altro punto e poi vediamo, tiriamo le somme alla fine. Riguarda la sfida tra Atletico Gaeta e Number 9. Ci fermiamo pochi istanti? Un pochino, pubblicità. A tanto.